L'ultima edizione di Stadio News, studio Marco Cullà. Una vittoria con ogni probabilità cancellerebbe, rimuoverebbe del tutto l'opaco periodo che il Palermo sembra aver spezzato grazie alla vittoria sul Milan di domenica scorsa. Corre intanto il Palermo, corre verso un obiettivo che non è ancora individuato. Forse è meglio così, ogni qualvolta che la squadra rosanero si prefiggeva un traguardo, puntualmente non arrivava. Si va avanti, ma non come nel gioco dell'oca, si deve andare avanti e basta. Domenica al Santelia c'è il Cagliari, è saputo che è una trasferta calda, ma se il Palermo ha ancora lo stesso abito di domenica, è tutta un'altra storia. Il Palermo ha comunicato che a seguito di una gonalgia sinistra il calciatore Igor Budena si è recato a Milano accompagnato dal dottor Puleo per sottoporsi a visita specialistica al ginocchio del professor Martens. Il chirurgo e lo staff medico del Palermo hanno convenuto di effettuare un intervento di pulitura chirurgica che sarà eseguito nei prossimi giorni dopo che il calciatore avrà smaltito completamente lo stato influenzale. A eccezione di Budena, quindi Ballardini potrà contare su tutta la rosa per la gara di Cagliari. Ieri ha presenziato alla seduta della squadra anche il presidente Zampadini, oggi per il Palermo, allenamento mattutino. Il difensore del Palermo Federico Balzaretti, tramite il sito ufficiale rosanero, manifesta ancora euforia per la vittoria sul Milan, ma dichiara di avere il pensiero proiettato solo al Cagliari. Abbiamo già cancellato il match contro i rossoneri, adesso siamo concentrati per quello con il Cagliari, detto che per noi deve essere la conferma del buon periodo che stiamo attraversando, cercando nello stesso tempo di dare continuità ai risultati perché le prestazioni non sono mai mancate. Ferri, Biondini e Canini sono i giocatori a cui dovrà rinunciare il tecnico del Cagliari, Allegri, per la gara di domenica pomeriggio contro il Palermo in programma a Santeria. Per il resto dovrebbe essere tutto confermato con la coppia Sce d'acqua fresca in avanti. Per la nota agenzia di scommesse corsa al bookmaker, il Cagliari favorito sul Palermo nella gara in programma domenica alle 15 allo stadio Sant'Elia. Il successo interno della squadra sarda è quotata a 2.35, il pareggio a 3.10, la vittoria del Rosanero a 2.90. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.